Bentornati ragazzi! Voi avete visto gli episodi della saga di Wipeout? Ebbene, ce ne sono ancora altri e oggi vi presento Wipeout 64 per il Nintendo 64. Ma prima, via con la sigla! Dopo il successo dei primi tre Wipeout su PlayStation, la Psygnosis, in collaborazione con la Midway, realizzerà un capitolo in esclusiva per il Nintendo 64, ovvero Wipeout 64, ma prima vi lasciamo al video introduttivo del gioco. Capitolo Wipeout 64 uscì nel 1998 su Nintendo 64 e fu subito un grande successo per la console Nintendo. E in questo gioco non c'è una vera e propria trama, è come nel primo Wipeout pubblicato su PlayStation, che tutto gira intorno alla F5000 Racing League, gara senza esclusioni di colpi, come al solito. Praticamente possiamo dire che Wipeout 64 non è realizzato male. Certo non è allo stesso livello della prima PlayStation, ma nel complesso abbiamo ambienti che sono realizzati bene e abbiamo anche velivoli che sono realizzati anch'essi molto bene, ci sono le giuste dosi di colori, ma non ha quegli straordinari effetti di luce che avevano i capitoli su PlayStation, ma in compenso il gioco ha una grafica estremamente fluida rispetto alle versioni pubblicate su CD. Insomma, graficamente è stato fatto un ottimo lavoro. Per quanto riguarda il sonoro, possiamo dire che abbiamo pochi effetti sonori, ma sono lo stesso ben integrati all'interno del gioco. E per quanto riguarda le musiche, visto che non sono di qualità CD, sono nel complesso buone, si ispirano a quelle originarie che abbiamo sentito nei tre episodi su PlayStation, ma non sono proprio perfette, ma nel complesso sono orecchiabili. Per quanto riguarda la giocabilità, possiamo dire che Wipeout 64 è praticamente uguale agli altri tre Wipeout pubblicati su PlayStation. La giocabilità non è per niente cambiata. Cambiano soltanto qualcosina dei circuiti, che hanno nomi diversi rispetto alle versioni su PlayStation, ma sono in quasi del tutto identici, e sono soltanto 8 i circuiti. E poi per quanto riguarda il sistema delle armi, sono le solite che abbiamo visto negli altri Wipeout, solo che qui sono state leggermente depotenziate rispetto ai titoli pubblicati su CD. Se non avete ancora recuperato questo gioco, Wipeout 64, recuperatelo assolutamente, perché certo non è perfetto come le versioni pubblicate su PlayStation, ma nel complesso sa essere un buon gioco. Per ora è tutto, ci vediamo alla prossima recensione, ciao!